Penso che il CUS, comunque io l'ho visto, penso sia una squadra giovane, aggressiva, che ha entusiasmo, sicuramente lotta per i play-off. Io c'ero già stato 2 anni fa con Mirandola e mi ricordo una squadra battagliera che ti fa sudare. Cioè, per vincere devi guadagnartela bene, ecco. Ma abbiamo giocato contro una grande squadra e credo che per 20 minuti siamo riusciti a tenere botta come potevamo e nel miglior modo possibile. Poi purtroppo le assenze pesanti dei nostri numeri 3, tutti e due, Mollura fisicamente uno importante che avrebbe tenuto sicuramente botta e altrettanto Fevola, si sono fatte sentire e alla lunga è stato veramente difficile reggere l'urto di una squadra che oggi peraltro non ha sbagliato assolutamente niente. Loro d'altronde sono una squadra di categoria superiore calata in questa realtà per cercare di riportare Bologna al piano di sopra. Noi credo che abbiamo con grande onore onorato questa festa, volevamo fosse la nostra festa insieme con tutti i ragazzi, con tutta la gente di Torino che è venuta a vederci. Non è un problema, sono orgoglioso del primo tempo, forse abbiamo sbagliato qualcosa di più perché la stanchezza nel secondo si è fatta sentire e non poco, però sono convinto che nel girone di ritorno e già da Piombino, se recuperiamo almeno uno dei due assenti, ci rifaremo sentire come abbiamo fatto in più di qualche partita di questa prima fase. No, è una squadra, una delle favorite, ma non per questo bisogna, come dire, non viene la parola, usarla così come scusa, ecco. Noi abbiamo fatto una gran partita per il primo quarto, intensità, voglia in difesa. Terzo quarto ci ha fregato un po' il loro rientro e la loro fisicità che si è subito fin da subito. E cause anche extra hanno voluto che sotto canestro il secondo quarto, terzo e quarto quarto, scusami, c'è stato i nostri lunghi un po' fuori falli, con 3-4 falli, e difendere con 3-4 falli a carico è sempre più difficile. E questo ha voluto sì che la differenza l'hanno fatta là, rimbalzo in attacco, in difesa, la loro fisicità. Fortitudo comunque, qualsiasi categoria è, sempre la F di Bologna, abbiamo visto i tifosi che ci hanno a seguito. Ci sono dati da fare, non solo per me, per tutta la squadra. Loro sono una bella squadra, un quintetto forse il migliore del campionato perché hanno 3 lunghi intercambiabili, ci hanno messo in difficoltà sotto canestro. Abbiamo retto finché abbiamo potuto, pecca nostra forse alla fine ammorbidirsi un po', lasciarsi un po' andare alla tristezza, gli ultimi 5 minuti, meno male abbiamo aggiustato un po' il punteggio. Noi comunque è stato un bel effetto, più che giocare contro di loro, avere tanti bimbi oggi a vederci rispetto alle altre volte, infatti andarli a salutare, che ci incitano anche con le sconfitte, questo rende molto anche con la sconfitta.